Ciao André, raccontaci un po' da dove vieni, che cosa fai, che cosa hai fatto nella tua vita. Ciao, allora io sono Andrea, ho 22 anni, sono un ragazzo che studia e vive a Roma, però ho avuto l'opportunità di crescere anche fuori dall'Italia. Sono di origine brasiliana e ho vissuto in Sud America e in altri paesi europei, nei quali ho avuto l'opportunità di impararne anche le lingue, gli usi e le abitudini. Che cosa studi nella vita? Ah, nella vita sono già un fisioterapista, sto prendendo un master in fisioterapia sportiva all'Università di Pisa e quest'anno mi sono anche iscritto a Ingegneria Informatica, sono al primo anno e in questo momento, d'estate, sono venuto a sapere di questo corso organizzato dalla Palestra delle Nuove Tecnologie, Dell'innovazione. dell'Innovazione, nel quale, ecco, vengono proposte delle tematiche che per mia cultura personale penso che mi piacciono talmente tanto che appunto anche uno d'estate viene qua a frequentare. Andrea, immagina se tutti i ragazzi potessero frequentare a scuola dei laboratori sulle nuove tecnologie come questi. Che cosa succederebbe secondo te? Beh, in questa esperienza, visto che è così giunto al termine, mi ha insegnato che è un potente strumento di screening che sarebbe penso essenziale inserire nella formazione di un giovane adulto nel 2015, perché non possiamo più basarci su degli standard formati 20 anni fa, nei quali i giovani hanno i classici sbocchi delle professioni più normali, l'avvocato, il medico, l'infermiere. Siamo in una società che richiede anche delle abilità che in molti casi sono viste come collaterali, cose in più, ma che questa palestra dimostra possono diventare il fulcro del proprio lavoro e, diciamo, dare ad uno delle possibilità che non avrebbe altrimenti, come in questo corso raggruppa una serie di professionisti esperti nel loro ambito che riescono a dare una visione d'insieme di ogni tematica molto completa, che spiega dalle applicazioni attuali a quelle future la risonanza che hanno in Italia e nel mondo e la possibilità che ha uno di inserirsi in questi meccanismi. E appunto, sono corsi anche. Un'ultima domanda. Tu studi fisioterapia, degli strumenti che hai imparato a conoscere in questa settimana, quale pensi si possa applicare meglio al tuo lavoro? Allora, abbiamo visto nell'Immersive Lab diciamo, uno strumento che si chiama Oculus. È una maschera in cui uno riesce, attraverso la quale uno riesce a proiettarsi in una realtà, quindi è una realtà immersiva. Nel mio ambito di fisioterapista penso che ci possano essere tanti riscontri. Per esempio, uno potrebbe essere nei pazienti con dei danni neurologici in seguito a ictus, in cui avrebbero bisogno di, avrebbero bisogno di far capire al proprio cervello che possono ancora muoversi, devono imparare a riusare una parte che non sanno più come fare. E penso che la realtà immersiva possa essere uno strumento nel quale il paziente può riuscire a riprendere coscienza di sé, del suo corpo e dei movimenti che riusciva e deve ritornare a fare. André, concludi a tuo modo, magari nella lingua che preferisci. Va bene. Un saluto ad Alfonso. Bueno, esta es una experiencia infaltable para quien se plantea un futuro en el cual la tecnología no sea una barrera, sino una herramienta.